Ciao a tutti e benvenuti su Digital Best. Ed eccoci qui con il Redmi Note 9S, un telefono di cui avevo già parlato in una video classifica sui migliori smartphone Best Buy del 2020, che potete vedere cliccando sulla scheda informativa in questo video. Sicuramente Xiaomi è riuscita ancora a conquistare il suo pubblico con questo nuovo smartphone, che mantiene le sue promesse e ci offre alte prestazioni a un prezzo conveniente. Oltre al 9S c'è la versione 9 e la 9 Pro. E visto che è un telefono di cui hanno già parlato abbondantemente, in questa video recensione mi voglio concentrare sulle differenze tra queste versioni e quali di queste secondo me vale la pena comprare. Allora, la versione 9 fino a poco tempo fa costava 200 euro circa, praticamente lo stesso del 9S da 464 GB, il quale possiede un hardware nettamente superiore. Il Redmi Note 9 ha 3 GB di RAM, 64 GB di memoria e processore MediaTek Helio G85. A quel prezzo quindi non aveva senso, perché tanto valeva acquistare il 9S. Ma l'inghippo c'è, perché la versione 9 ha l'NFC, come anche la versione 9 Pro, mentre la 9S, ahimè, non ce l'ha. Vabbè, comunque attualmente il 9 si trova a circa 170-180 euro. Quindi a questo punto potrebbe andare bene a chi non ha grosse pretese e cerca uno smartphone con NFC economico e con prestazioni discrete. Se invece non vi interessa avere l'NFC e volete prestazioni superiori rimanendo in un range di prezzo tra i 200 e i 250 euro, puntate direttamente sul 9S. Detto ciò, il Redmi Note 9S lo troviamo in due versioni, una da 464 GB e un'altra, che è questa che ho in mano in questo momento, da 628 GB. Mentre per il 9 Pro troviamo solo la versione con 6 GB di RAM, che si può scegliere con 64 o 128 GB di memoria. Sinceramente, essendo Pro, mi sarebbe piaciuto vedere una versione con 8 GB di RAM e una scelta tra i 128 e i 256 GB di memoria. E in effetti la versione Pro di questo smartphone delude un pochettino, nel senso che fondamentalmente è un 9S con alcune aggiunte che però non ne aumentano le reali prestazioni. Guardando le schede tecniche dei due, infatti, si evince che l'hardware principale è identico. Le diversità sono nella presenza dell'NFC nel 9 Pro e nella videocamera principale, che è da 48 megapixel nel 9S e da 64 megapixel nel 9 Pro. Le altre fotocamere invece sono un grandangolo da 8 megapixel, la macro da 5 megapixel e quella per l'effetto bokeh da 2 megapixel. Il processore è lo Snapdragon 730G in entrambi. Si tratta di una CPU con ottime prestazioni orientata al gaming. Naturalmente l'ho testato con giochi di un certo peso come Call of Duty Mobile e Asphalt 9 e mi sono trovato molto bene. Li ho provati anche con il massimo dei dettagli grafici ed è andato tutto liscio senza impuntamenti. E devo dire che neanche scalda eccessivamente. Vi ricordo che questa che ho testato io è la versione da 628 GB del Redmi Note 9S. Lo schermo è molto ampio, da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD+, e qui c'è il foro della videocamera frontale che è da 16 megapixel. Il suo display mi è piaciuto un sacco, è IPS con un ottimo angolo di visuale, bellissimi colori e ottima luminosità, ma sotto il sole diretto lascia un po' a desiderare. Questo è un po' il punto debole di tutti gli schermi di questo tipo, ma credo che si poteva fare un pochettino di più a riguardo. Ma è possibile che in parte dipenda anche dalla pellicola protettiva che troviamo già di default sullo schermo, che però eventualmente si può anche togliere. Solitamente io metto sempre una pellicola in vetro temperato aggiuntiva sugli smartphone che utilizzo perché mi dà una sicurezza in più per proteggere il vetro. E ho notato infatti che a seconda della pellicola che viene usata può riflettere di più o riflettere di meno la luce, quindi probabilmente ha a che fare
con la qualità di queste pellicole. Le videocamere offrono una buona versatilità per realizzare scatti di vario genere, anche con grand'angolo e ravvicinati, grazie alla camera macro. Si possono fare anche video fino a 4K di risoluzione per 30 frames al secondo, che ho trovato di un livello discreto. In particolare però mi sono piaciute molto le foto, che offrono davvero una buona qualità per questo prezzo. Possiamo scattare in modalità standard a 12 megapixel oppure ad alta risoluzione, quindi a 48 megapixel per il 9S e 64 megapixel per il 9 Pro. L'autofocus funziona bene, i colori mi sembrano ben bilanciati, insomma un buon comparto fotografico che non delude visto il prezzo conveniente a cui si trova questo smartphone. Il sensore per l'impronta è integrato nel pulsante di accensione laterale, davvero molto comodo ed efficace. Anche la cover che troviamo in confezione mi è piaciuta, ha dei bordi abbastanza alti, sia davanti che dietro per proteggere le videocamere, e c'è anche uno sportellino che copre la presa USB-C per la ricarica. Sempre qui in basso troviamo anche il jack per le cuffie. Quindi ricapitolando, il 9S si trova a 200 euro per la versione 4 64 GB e 250 euro circa per la 6 128 GB, che è questa che ho testato io. Mentre il 9 Pro da 6 64 GB è intorno ai 270 euro. Per quanto riguarda invece la versione Pro da 6 128 GB, siamo a circa 300 euro o poco meno. Se convenga spendere dei soldi in più per il 9 Pro, avendo praticamente un 9S con NFC e fotocamera principale da 64 megapixel, dovete vederlo voi perché è una questione di esigenze individuali, ma personalmente ve li consiglio perché sono entrambi dei best buy. Mi raccomando, trovate i link alle offerte qui sotto in descrizione e come al solito vi invito a lasciare un bel like al video, a condividere e ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando anche la campanella delle notifiche per non perdervi le prossime novità. Un caro saluto a tutti e alla prossima. Ciao!